Si è tenuta a Teramo la quinta edizione del convegno denominato IBES, acronimo che sta per individuazione precoce dei bisogni educativi speciali, indirizzato alle maestre delle scuole dell'infanzia con lo scopo di rilevare al più presto possibili difficoltà del neurosviluppo nei bambini. Perché è importante prevenire le difficoltà cognitive dei bambini? La letteratura scientifica ci sottolinea il fatto che fin dalla scuola dell'infanzia, nello specifico l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, è fondamentale per rilevare determinate difficoltà cognitive nei bambini. È un fattore fondamentale questo, perché nella scuola dell'infanzia troppo spesso i bambini con difficoltà manifestano queste ultime tramite comportamenti disadattivi, che troppo spesso vengono scambiati per pigrizia, per maleducazione o per difficoltà a livello comportamentale. Di conseguenza è fondamentale sottolineare l'importanza di fare prevenzione precoce per innanzitutto favorire il benessere del bambino in futuro, creare una rete di collaborazione tra i professionisti, i genitori e gli insegnanti, al fine appunto di dare al bambino tutti gli strumenti necessari per affrontare le sue difficoltà e non solo, anche mettere sotto un certo piano di importanza quelle che sono le sue potenzialità. Quindi noi professionisti collaboreremo con le insegnanti per cercare appunto di individuare precocemente i bisogni educativi speciali. Questa collaborazione è fondamentale perché l'insegnante è la figura chiaramente che è sul campo, quindi si accorge quando nel bambino c'è qualcosa che non va, che non quadra. Noi specialisti invece riusciamo ad analizzare dal punto di vista clinico queste particolarità, quindi potremo aiutare l'individuazione, potremo anche informare le famiglie e accompagnarle nel percorso successivo, che potrebbe essere ad esempio una valutazione di approfondimento e così via.